anche lui un po' stasera. Vincendo Foggio, vincendo Foggio, che scelto così per un che rispondeva a scelto. Una donna che non aveva paura di prendere decisioni importanti, era già dimostrato con la strada. Il sindaco di una città che deve avere una nuova strada. Grazie a lei. Grazie a lei, lei che ha dato il suo coraggio. Senza il suo coraggio non sarebbe stato nessuno. Adesso poi è all'avanguardia della mia nazione, perché siamo stati capaci di coinvolgerci, ma non per le cose brutte, per le cose positive, siamo venuti coinvolgendo anche a livello politico. E io sono felice di questo, non ce la faccio. Hai sbaragliato tutti, quindi bisognava venire a riconoscere innanzitutto la grande vittoria che hanno avuto. Grazie. E quindi poi lo sai. Forza adesso. Grazie. Se lo sai, sei un ottimo lento, speriamo che... Ciao a tutti. Rosa Barone, adesso è fatta. Beh, direi di sì, siamo molto contenti, soprattutto siamo secondo me anche molto entusiasti per quello che dovremo fare, le tante cose da fare, anche per far ricredere a tanta gente che non è andata a votare che la politica è importante e che può cambiare la vita delle persone. Anche a Foggia potremo cambiare la qualità della vita dei nostri concittadini. Ed ora la sfida nella sfida domani per la leadership della coalizione. Beh, indubbiamente anche questo è un passaggio importante, però al netto di tutto la cosa più importante senza mai dubbio è riuscire a incidere nel quotidiano, in quelle che sono veramente le battaglie che ogni nostro concittadino deve fare e si trova a fare in una città che è molto molto in difficoltà, molto in affanno, e con l'aiuto insomma e col lavoro di tutti noi dobbiamo cercare di risollevare questo momento storico e questa nostra città amatissima. Piemontese, una vittoria importante per Foggia che adesso si allinea ai governi di centrosinistra di provincia e regione. No, questa, se i dati dovessero essere confermati, questa sarebbe la vittoria di Foggia e dei foggiani, perché noi lo avvertivamo durante queste settimane di campagna elettorale che i cittadini di Foggia vogliono scrivere una nuova pagina e lasciarsi alle spalle anni bui che abbiamo avuto. Foggia è una grande città del sud, del mezzogiorno d'Italia, con grandi potenzialità, quindi questa è una vittoria di Foggia e dei foggiani. Come cambierà Foggia con l'Episcopo e con questa coalizione larga? Innanzitutto Foggia deve diventare una città normale, una città che ha un sindaco, che ha una giunta, che ha consiglieri comunali, che si occupa di migliorare la qualità della vita dei cittadini, che lavora sui servizi, che lavora sulle infrastrutture, che lavora sui bisogni soprattutto delle fasce più deboli di Foggia, a partire dai servizi sociali, alla pulizia della città, alle strade, alla pubblica illuminazione. Cioè noi abbiamo bisogno di mettere più vigili in mezzo alla strada, cioè abbiamo la necessità di normalizzare Foggia. Io sono convinto che con Maria Ida, che è una donna forte, coraggiosa, innamorata di Foggia, noi possiamo iniziare a scrivere una pagina nuova. Ed ora siamo con l'onorevole Leonardo Donno, che è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. Donno, ora possiamo gioire, prima non ha voluto rilasciare interviste, però adesso è fatta. Episcopo è la nuova sindaca di Foggia. Il dato si sta consolidando, ovviamente io sono scaramantico e attendiamo, però è un trend sicuramente in crescita che si è consolidato con il passare delle ore. Attendiamo ancora un po' perché comunque ancora siamo intorno ai 20.000 voti scrutinati su oltre 70.000, quindi è giusto attendere ancora un po', e però c'è tanto entusiasmo e la città sicuramente ha risposto in maniera importante e ha riconosciuto in questo progetto una svolta rispetto al passato. Progetto che funziona, a cui magari il Movimento 5 Stelle deve crederci di più anche in altri ambiti. PD, 5 Stelle, campo largo, funziona.
funziona il campo giusto laddove ci sono le condizioni per farlo funzionare, non è semplicemente con la matematica che si vincono le elezioni, ma è con i progetti credibili, con i candidati soprattutto credibili, con i quali ci si presenta alla città, forti appunto di un programma, di idee condivise e poi di un candidato che non è frutto di logiche di partito o semplicemente di numeri di tessere così sommate per eleggere un nuovo candidato, ma una condivisione di idee, di progetti, e Maria Ida qui è la sintesi perfetta del progetto che ha il Movimento 5 Stelle ma tutta la coalizione per questa città. Che sindaca sarà la Episcopo? Una sindaca determinata, vogliosa, che ha come fari la legalità, la buona amministrazione, che vuole scacciare la mala politica e questo commissariamento per mafia che pesa come un macigno sulla città, e vuole dare una svolta finalmente a questa città che vuole rinascere e deve rinascere e ha voglia di rinascere. Davide Emanuele, segretario cittadino del Partito Democratico, il campo largo, il campo giusto, come lo chiamate voi, a Foggia ha dato dimostrazione che funziona e quindi tutti insieme si vince. Tutti insieme si vince, questo era l'obiettivo del Partito Democratico, quello di dare a Foggia una scelta seria, credibile, convincente per far guardare i cittadini con fiducia il futuro della nostra città. Abbiamo individuato questa persona con Maria Ida Episcopo costruendo attorno alla figura del candidato sindaco una coalizione più ampia possibile. Di tutte le forze che erano state all'opposizione del governo di centrodestra che ci ha portato allo scioglimento per mafia il comune. Questa era la scelta migliore per Foggia, era il campo largo, la costruzione di questo campo largo progressista si è risultata diciamo vincente e quindi era giusta la strada che abbiamo percorso da mesi, diciamo quello di costruire una coalizione larga, coesa e anche plurale su quelli che sono poi le varie sensibilità, ma per offrire ai foggiani il governo migliore per la città. Se lo aspettava di vincere al primo turno? Diciamo che ci speravamo, adesso dobbiamo ancora attendere che i dati si stanno consolidando. I dati che arrivano dalle sezioni sono molto positive, non era assolutamente facile, però diciamo, ripeto, Maria Ida è stata una scelta giusta che è piaciuta ai foggiani, questo io lo sentivo durante la campagna elettorale, quindi speriamo che si consolidi questo dato e che possiamo già questa sera festeggiare, però è ancora presto per dirlo, attendiamo qualche sezione in più. Ed ora il derby PD Movimento 5 Stelle. No, ma nessun derby, noi dobbiamo vincere, dobbiamo governare, abbiamo l'impegno di governare seriamente la città di Foggia, di fare le cose che servono, che ci hanno chiesto i foggiani durante la campagna elettorale.